puzzle con la regione. Lei aveva emanato un'ordinanza, poi invece questa mattina l'ha richiamata, l'ha ritirata. Insomma, perché ha No, fatto polemica con no, la... assolutamente. Ho rimarcato la bontà della mia ordinanza che rispetta il testo unico degli enti locali, l'articolo 5,5, che dà competenza ai sindaci. Purtroppo lo dobbiamo dire, non è il momento di fare polemica, però purtroppo è mancato un indirizzo, un ordine centrale da parte del governo, da parte della regione. E quindi, tra l'altro, la mia ordinanza, è stata, tra virgolette, richiamata anche dal contenuto delle direttive del Presidente della Regione in serata, quindi non ho fatto altro che anticipare i tempi. Purtroppo c'è ancora tanto disordine, è stato ammesso anche dalla direzione della ASL che i medici, così come parla e recita la disposizione del Presidente della Giunta regionale, non sanno ancora nulla, tant'è che i medici interessati, i medici di base, consigliano la quarantena, quindi di stare a casa per 14 giorni, cosa che invece abbiamo appreso dalla direzione della ASL che non serve e quindi non bisogna evitare inutili allarmismi. Insomma, ha chiesto chiarezza alla fine, un po' come tutti gli altri comuni e soprattutto come i sindaci dei piccoli comuni che sembrano veramente lontano dal centro e poi dagli uffici che decidono. Sì, ma infatti, come ho detto, è mancata una centralità. Purtroppo non abbiamo avuto le giuste direttive, stanno arrivando tanti giovani universitari che rientrano dalle regioni del nord e che appunto interessano i sindaci per conoscere il da farsi e rispetto a questo spesso ci troviamo impreparati. Ripeto, la mia ordinanza è stata, come dire, un'ordinanza che poi è stata anche ripresa da tanti sindaci e in serata sostanzialmente anche ripresa dal contenuto della disposizione del Presidente della Giunta regionale. Siete preoccupato, Presidente? No, no, non sono preoccupato, bisogna evitare gli allarmismi, però bisogna dare